nella nostra arena per presentare la nuova stagione, il First 15 che affronterà il prossimo campionato. E naturalmente le grandi presenze di questa mattina, presenteremo tutta la rosa, ci sono tanti nuovi acquisti, tante novità che caratterizzano il team che oggi pomeriggio fra l'altro sarà impegnato nel tradizionale torneo Canova che apre idealmente, diciamo così, la stagione agonistica. Campionato che inizierà il 2 di ottobre, quindi subito, tra pochi giorni, vedremo i nostri biancorossi in campo. Salutiamo anche gli amici da casa che ci seguono perché siamo in diretta streaming sul canale di Rangers Rugby Vicenza e su R Sport. Io chiamerei intanto i nostri responsabili della società unitamente al sindaco che ho visto di Vicenza e all'assessore nonché vice sindaco Matteo Celebron. Chiamerei sul palco il presidente Augusto Fantelli, il vicepresidente Luigi Battistolli, il responsabile commerciale e marketing Massimo Tonello, il responsabile della comunicazione Davide Pellizzari. Ricordiamo che il team è composto anche da Alessandra Piccoli che si occupa della segreteria, Enza Sasso dell'amministrazione e Graziano Lovato che si occupa dell'organizzazione. Abbiamo il nostro sindaco e vice sindaco, prego di salire sul palco per un saluto. Qui alla Rangers Rugby Arena diciamo che le previsioni hanno mantenuto il fatto che non piovesse e quindi per adesso siamo abbastanza salvi, pensiamo ai ragazzi oggi pomeriggio perché però inizio bagnato, inizio fortunato. Presidente Fantelli, allora, l'emozione di una nuova stagione con le ambizioni per il 2022-2023? Le ambizioni sono quelle di vedere un gioco intenso, ho appena parlato con Andrea Cavinato, da quando ho cominciato a allenare parlo di intensità nello sport e nel rugby in particolare. L'ho visto per la prima volta dopo i miei allenamenti di 40 anni fa, l'ho visto per la prima volta adesso con Andrea, sto scherzando, ma credo che vedere la velocità e l'intensità negli allenamenti sia una cosa positiva per valutare il seguito della stagione. Grazie, grazie Presidente, poi sentiremo naturalmente il coach anche perché avremo tante cose da chiedergli proprio dal punto di vista tecnico perché indubbiamente l'arrivo di Cavinato genererà una svolta dal punto di vista tattico e tecnico della squadra. Vicepresidente Luigi Battistolli, da quanti anni sei supporter della Rangers Rugby Vicenza? Ma credo che siano 15 anni, non sono riuscito a contarli. Comunque fin dall'inizio della mia frequentazione ho pensato che era giusto che io sostenessi un gruppo così forte e anche con tante ambizioni come il Rangers Vicenza. Ambizioni che sono cresciute nel tempo, negli anni, siamo partiti da molto lontano e siamo arrivati nella serie cadetta che per poco non lasciavamo l'anno scorso e ci auguriamo che fra, non sarà quest'anno, sarà l'anno prossimo, non lo sappiamo, di entrare in top 10. Questo è il nostro obiettivo. Grazie, grazie Luigi. Sindaco, ti ho incontrato tante volte questa settimana perché tutte le squadre iniziano la stagione, presentano le squadre. Che cos'è nel tuo cuore il rugby e la rappresentazione di Vicenza in termini di palla ovale? Beh, intanto devo dire che abbiamo delle bellissime realtà sportive a Vicenza, cerchiamo di andare da tutti perché tutti devono essere protagonisti in città, in provincia, a pari livello, dallo sport più importante a quello che in realtà può sembrare meno seguito ma è anche altrettanto importante, quindi noi cerchiamo di dare dei riconoscimenti. Vi faccio solo un esempio: come presidente della provincia, il 28 inauguriamo un nuovo percorso di premiazioni per i migliori sportivi della stagione precedente, che sarà un appuntamento fisso e che quindi andremo a premiare tutti coloro che in tutti gli sport a livello provinciale si sono distinti nell'ultimo anno diciamo, civile, sportivo, eccetera. Allo stesso tempo con il rugby c'è un legame affettivo che parte da molto lontano, su questo vorrei ringraziare una persona in particolare che si chiama Sante Sarracco, a cui credo che un applauso che è stato
colui che ha lavorato tanto per far crescere anche a livello di infrastrutture e strutture il rugby a Vicenza, è colui che ogni tanto trovo fuori dalla mia porta per sostenere le istanze del rugby, e devo dire che ormai il gioco di squadra c'è anche a livello amministrativo, tutti amano questo sport e lo vogliono sostenere. Vi do qualche anticipazione sul fatto che stiamo lavorando con la società per lavorare sul miglioramento delle nostre strutture, questa in cui siamo in via Baracca, ma anche quella sul recupero di via Sant'Antonino, che vedrà uno sviluppo importante. Credo che stiano arrivando notizie positive anche da Roma rispetto ai fondi del PNRR, stiamo solo aspettando la firma del decreto e poi ne daremo l'ufficialità. E quindi credo che il rugby crescerà molto e l'azione sociale che il rugby compie a livello cittadino e provinciale è fondamentale, quindi noi siamo al vostro fianco per sostenervi. Grazie. Grazie Sindaco, e ringrazio anche la provincia, perché sarò a consegnare questi premi mercoledì prossimo a Montecchio. Matteo Celebron, il nostro assessore allo sport, la vivacità di Vicenza come attività sportive, come volontariato, come presenza sul territorio e come segno che sappiamo proprio come città dare valore a quelli che sono i principi più positivi. Sì, buongiorno a tutti, devo dire che il sindaco mi ha bruciato tutte le notizie, no scherzo, perché giustamente e mi fa piacere, è molto vicino allo sport. Un sindaco di una città ha tantissime cose da seguire, ma devo dire che, e anche la sua presenza qui oggi, ma lo ha sempre fatto in questi 4 anni, testimoniano anche la vicinanza, diciamo così, dei vertici dell'amministrazione, e vi garantisco, girando molte amministrazioni, che non è scontato, e io di questo lo ringrazio, perché avere il sindaco che appoggia le associazioni sportive significa non solo essere qui materialmente, ma poi ogni giorno lui a Sante Saracco, io ho il sindaco fuori dalla porta che mi chiede di sostenere materialmente le associazioni. Guardate, le associazioni in città sono circa 140, quando io do il numero qualcuno mi dice ma tante così, sono 140 associazioni, dalle società che hanno un numero di tesserati importanti come il rugby fino alle società che magari fanno sport un po' più di nicchia, ma sostenere 140 associazioni significa soprattutto, lo ha detto bene il sindaco, non c'è solo un valore di carattere sportivo e agonistico, noi ci auguriamo che questa squadra, fatti tutti gli scongiuri, raggiunga i risultati sportivi che si è prefissata, ma c'è anche e soprattutto un valore sociale che è inquantificabile perché è immenso. Pensate cosa riesce a fare lo sport, e penso, anzi sono sicuro, confrontandomi settimanalmente con il rugby, che il Rangers Rugby Vicenza abbia compreso questo valore sociale, lo mette sul campo ogni giorno, quindi non si fa solo attività di sport, ma si dà un vero e proprio sostegno alle famiglie. E oltretutto, e questa è la cosa più importante, e io ci tengo sempre a sottolineare questo aspetto, si creano gli uomini e le donne del domani. Questo è la cosa più importante, l'obiettivo che lo sport si deve porre, perché anche i professionisti, anche chi fa sport per professionismo, prima o poi sarà un cittadino non più professionista nel mondo dello sport, ma che deve vivere la società, la comunità. E devo dire, e grazie alle persone che si impegnano per questo, grazie agli sponsor che danno la possibilità a queste persone di fare sport e di crescere, devo dire che questo è il valore più importante che lo sport ci restituisce. Quindi noi facciamo un investimento, ci sono sempre delle statistiche, no? Si investe 1 euro nello sport, ne ritornano 2, ci dice 3, insomma non è quantificato perché effettivamente è difficile. Io penso che il valore sociale sia il ritorno più importante, quindi investire nello sport, investire nelle infrastrutture significa investire nella nostra società, e questo penso sia la cosa più importante che noi riusciamo a fare. Grazie, grazie Matteo. Sì, valore sociale, valore morale, in un periodo di carenza di valori questo è importante, però come è normale, lo accennava proprio l'assessore, il tema economico, il tema del coinvolgimento di sponsor significa anche trasmettere a questi sponsor i valori per i quali decidere di investire, no Max? Sì, in effetti è abbastanza complicato in un momento così incredibile da un punto di vista geopolitico, fondamentalmente parlare di soldi, di sponsor eccetera, invece direi che proprio è uno dei motivi per cui i nostri sponsor, che alcuni sono qui, mi fa solo piacere vederli,
e averli qua con noi, è proprio un impegno che loro hanno con noi e che hanno piacere di mantenere nell'aiutare sia i progetti sportivi, che sono indubbiamente anche ambiziosi, ma insomma Gigi ci ha insegnato, Battistoli, ad essere ambiziosi e a puntare in alto, ed è così che siamo riusciti ad anticipare alcuni risultati che abbiamo avuto. Ma fondamentalmente è proprio l'impegno che loro hanno nei nostri confronti che ci permette di lavorare con tantissimi bambini, con tantissimi ragazzi, con la possibilità di dare a loro delle alternative, perché oggi effettivamente, come diceva Matteo Celebron, l'assessore, dobbiamo per forza fare un'azione sociale. Noi siamo obbligati e vogliamo fare un'azione sociale. La volontà nostra come società è quella di essere nello sport, primeggiare nello sport e cercare di riuscire ad avere questo risultato con l'aiuto che noi preferiamo chiamare partner che sponsor, perché per noi il partenariato è un'amicizia, è una vicinanza, è avere degli obiettivi comuni, e fondamentalmente è proprio quello di riuscire a portare il più possibile i ragazzi a fare lo sport, perché fare lo sport vuol dire toglierli da problemi e magari a dargli quell'ora a loro di piacere, di divertimento, e sollevare magari i genitori da qualche affaticamento che normalmente noi genitori, perché posso dire noi genitori, abbiamo. Quindi gli sponsor per noi sono indispensabili e speriamo di essere noi indispensabili per loro. Grazie Max Tonello. Davide Pellissari, che è l'uomo della comunicazione della Rangers Rugby Vicenza, anche se nel concetto di volontariato, di multiattività, questa mattina era qui, infatti è reduce dalla fine dell'allestimento. Ci sono delle novità quest'anno dal punto di vista della comunicazione? Che cosa faremo in più per coinvolgere sempre più pubblico? Beh, intanto possiamo dare l'ufficialità che tutte le partite appunto del First 15 saranno trasmesse in diretta su R-Sport, quindi ci ritroverete su questi canali con appunto la possibilità di seguire questa nuova stagione sportiva con due straordinari commentatori, di cui uno è lui e l'altro sei tu, capito perché l'hanno detto? Vabbè, va. Gianni e Pinotto mi è sembrato. Quindi seguiremo appunto almeno le partite casalinghe, potete vederle in diretta streaming, ma vi invitiamo comunque a essere qui allo stadio. Tra pochi giorni partirà appunto anche la campagna abbonamenti. Poi, tra le altre cose di comunicazione, ricordiamo gli Open Day che abbiamo oggi pomeriggio a Torri per quanto riguarda le categorie di propaganda, ma comunque noi siamo aperti tutti i giorni di allenamento, trovate gli orari sul sito per tutte le categorie, per dare appunto modo ai giovani di provare questo sport e innamorarsi, come vediamo oggi tanti ci sono innamorati e appassionati di questo sport della pallovale. Ultima cosa, tra poco partirà anche il progetto che abbiamo, la campagna di crowdfunding, dove abbiamo raccolto appunto un'ottima somma per offrire un dopo scuola gratuito ai bambini appunto dell'età elementari e medie, insomma. Quindi, come vedete, le attività si interfacciano l'una con l'altra, si sovrappongono, trofeo Canova da una parte, i nuovissimi, le prove, tutto per diffondere questa palla ovale. Signori, io vi ringrazio e vi chiedo di accomodarvi, perché così chiamiamo il coach, direi che ci deve introdurre un po' l'aspetto veramente sportivo, quindi vorrei qui Andrea Cavinato, eccolo qua. Sono di qua gli scalini, eccolo il mister, il presidente Fantelli ha fatto una dichiarazione un po' forte nei confronti del tuo arrivo e di un cambio di mentalità, non lo so. Beh, non è un cambio di mentalità, è sicuramente una volontà di fare sport ad alta velocità, perché come dico sempre, il problema grosso è che dobbiamo non pensare a quello che è stato solamente il nostro passato, ma dobbiamo pensare al nostro futuro, che stiamo allenando generazioni diverse dalle nostre, e i ragazzi in questo momento hanno il prolungamento naturale, che è l'iPad o il telefonino in mano, e hanno tutto a
nel presente, qualsiasi notizia che esce è per loro è presente, e non esiste il passato, perciò noi dobbiamo lavorare con loro come gira il loro cervello gira più velocemente, tanto è vero che tutti gli sport ormai vanno su un'estremizzazione della velocità e dell'intensità del ritmo, e nel rugby dobbiamo fare lo stesso, perché ci siamo per troppi anni adagiati sulla concezione, sull'idea che il rugby sia lo sport dei valori, lo sport che deve insegnare agli altri come vivere, invece tutti gli sport hanno i valori, tutti gli sport hanno grandissime qualità, molti sport, come è stato detto prima, anche di nicchia, si allenano più di noi, perciò noi il salto di qualità che dobbiamo fare come movimento rugbistico italiano e come anche Vicenza Rugby è imparare dagli altri sport e non pensare solo di insegnare agli altri sport, ritornare ad avere quel concetto di umiltà e di capacità di capire dove possiamo andare a prendere per sviluppare e giocare al meglio il nostro sport, non dimenticandoci una cosa fondamentale, che lo sport è comunque divertimento, e quando gli atleti non si divertono in campo non si diverte neanche il pubblico, perciò il divertimento deve essere alla base di tutto, dai bambini più piccoli alla prima squadra, il divertimento è fondamentale. Mi viene in mente una frase abbastanza famosa di una grande poetessa americana che è Maya Angelou, che ha detto: le persone si dimenticano cosa hai detto e cosa hai fatto, ma non si dimenticano mai come l'hai fatta sentire. Il sogno di Francesco Alessandro e mio per quest'anno a Vicenza è far sentire bene le persone, far sentire bene i giocatori che giocano e far sentire bene gli spettatori che verranno a vedere le partite. Beh, ragazzi, molto impegnativa, perché è veramente una grande scommessa. Ha parlato di Francesco, ha parlato di Alessandro, e quindi naturalmente salutiamo l'assistente allenatore Francesco Minto, il preparatore atletico Alessandro Gerini, e nell'ambito dello staff tecnico c'è Fabio Avanzati, fisioterapista, Tiziano Gastaldo come dirigente accompagnatore, Fabio Coppo come direttore tecnico, oggi non è presente ma perché c'era una riunione federale e quindi non poteva mancare a quell'appuntamento, e il direttore sportivo Roberto Rampazzo. Allora, Andrea, se sei d'accordo io comincerei a chiamare sul palco i nostri ragazzi, perché sono tanti, ci sono tante novità e arrivano tutti in ordine alfabetico, così non creiamo nessun tipo di problema. Ci sono alcune novità, tante conferme, ma direi, ecco, come valuti la rosa rapidamente? E come l'hai vista, dato che oggi poi sarete in campo per il Canova, siamo pronti per il 2 ottobre? Per il 2 ottobre questa è una cosa abbastanza strana, io sono abbastanza diretto e dico molte volte ciò che penso a scapito di me stesso molte volte. Di solito il campionato cominciava il 19 ottobre, ci vogliono 8 settimane per preparare un campionato, e ho trovato la scelta federale di incominciare 2 settimane prima una cosa abbastanza strana, perché noi abbiamo cominciato il 22 di agosto e 6 settimane non sono sufficienti. Inoltre abbiamo il Verona, che è una partita, che è un derby, per cui abbiamo dovuto rabboccarci le maniche e provare ad alzare i ritmi, ad alzare l'intensità del lavoro. Non sarà facile. Bene, iniziamo con un classe 96, il suo ruolo è centro, Andrea Biasiolo. Li nominerò velocemente perché così ci raggiungono sul palco. Il primo pilone, il primo dei piloni della squadra è un 2003, Michele Bortolane, un under 19, quindi un inserimento in first 15. Poi abbiamo l'altro pilone, Enrico Ceccato. Poi due ali,
due ali, come dire, che vengono geograficamente da due posti. Uno viene da Arzignano ed è Carlo Cielo, classe 97. L'altro è Paul Marie Foroncelli, che viene dal Burkina Faso, ma ormai con noi da tanto tempo, è un 2002. Un altro pilone, Benito Franceschini. Il ruolo di tallonatore viene ricoperto da un 2000, Filippo Franchetti. Terza linea con Andrea Gallinaro. E poi cominciamo ad avere qualche arrivo di stranieri sul palco, stranieri o equiparati. Octavio Gelos da Cordova, Argentina, mediano di Mischia. Luciano Gomez da Buenos Aires, terza centro. E Brian Gutierrez, che invece viene dall'Ecuador, è un tallonatore. Viene da Padova. Dov'è Davide Pellizzari? Com'è che viene da Padova ma è scritto Ecuador? La nascita. Vabbè. Beh, vabbè, viene dall'Ecuador, però, cioè, non è che sei nato. Poverino, mica colpa sua, cioè, è colpa nostra. Allora, invece, sicuramente da Padova viene Marco Lazzarotto, pilone. Luciano Lisciani, ala, centro. Marco Marine, un 2000, un'apertura. Gabriele Meneguzzo, centro. Pedro Mercerat, apertura. Il nostro Pedrito, come dice Davide. Riccardo Messina, pilone. Tommaso Nicoli, terza linea. E poi abbiamo un irlandese, Sam O'Leary Blade, centro. Può essere seconda o terza linea, parliamo di Matteo Peron. Un altro terza linea, Pietro Piantella. Può essere ala, può essere centro, parliamo di Leonardo Poletto. Un altro nuovo acquisto in terza linea, Matteo Pontanari. Così come un nuovo ingresso è rappresentato dal mediano di Mischia, Tommaso Pozzobon. E poi abbiamo tre under 19 a... significare, con un altro di cui abbiamo parlato prima, di quanto il processo di maturazione, no, Davide, sia avvenuto nell'ambito delle squadre giovanili, quindi poter diventare cantera della prima squadra, questo è veramente molto bello. Terza linea Massimo Salvò, il centro Eric Scalco, Liam Signorini tallonatore. E poi abbiamo due, sono rimasti in due, poverini, guarda che triste. E loro dicono, ma noi no, ma sì che vi chiamo. Uno è Giovanni Carlo Tonello, terza linea. E poi c'è un vero vecchione della squadra, Paul Stanica. Solo che mi sono perso il coach. Dov'è il coach? Dov'è finito? Eccoti. Coach, vieni qui su. Allora, facciamo venire su Francesco Minto, Alessandro Gerini, che sono uno l'assistente allenatore e l'altro il preparatore atletico. Fabio. Atletico, Fabio con calma arriva, perché Fabio c'ha i suoi tempi. Tiziano Gastaldo, dirigente accompagnatore. Francesco Giusta, assistente del fisio. E poi Roberto Rampazzo. Coach, una bella squadra.
dici qualcosa dei nuovi acquisti. Beh, i nuovi acquisti, diciamo una frase scontata che si dice sempre nel rugby, devono dimostrare di meritare la maglia che gli è stata data. Però, ragazzi, aveva ragione, dov'è il presidente Fantelli? Avevi proprio ragione, Fantelli. Questo coach qui sta facendo la rivoluzione qui, eh? Ah, te lo dico. va bene. Allora, io chiederei al sindaco e all'assessore di tornare su un attimo sul palco. No, regge. Chi non salta, vero Nese? Boom. Vi chiedo una cosa che non abbiamo concordato, magari senza prendere nessuno. Diamo il via a questa stagione col kick-off del sindaco e dell'assessore. All'urlo di... Posso raccontare un aneddoto? No, racconto un aneddoto perché io alle medie avevo provato a giocare a rugby. Ero alla scuola Muttoni. Guarda che prima di fare il sindaco... Ma andavi a scuola, studiavi? Certo, perché sempre, fatto l'università, sì, ma senza successo. ho provato il calcio, ho provato il rugby alle medie, alla prima mischia sono uscito vivo, al primo abbattimento lungo una corsa mi hanno spaccato il naso e ho rinunciato al rugby. Sì, esatto, infatti se vedete è ancora storto il naso, se vedete il mio naso, setto nasale è storto. Penso che qui tanti lo abbiano, insomma. Vabbè. Allora, beh, un kick, no, Luigi, un kick off ci vuole. Il tuo piede di... Vai. Adesso voglio vederti. Guarda, dai, tienimi. Che sta qua. Guarda che laggiù c'è Leopoldo Carta. Beh ragazzi, se questi che non fanno rugby hanno calciato così, mi raccomando, meniamo duro e vinciamo. Signori, io richiamerei sul palco anche Luigi Battistolli, Max Tonello. Salutiamo un'amica, non possiamo dir di più perché siamo in diretta, ma oggi non possiamo, c'è il silenzio, ma è un'amica. E poi Augusto, torna sul palco perché così abbiamo l'inquadratura finale di questa presentazione della squadra. Però effettivamente una bella donna ci sta in mezzo a tutti questi ragazzi. Daniela, vieni su, dai, vieni su. Daniela Sbrollini insieme a Augusto Fantelli, Luigi Battistolli. Intanto ringrazio naturalmente i media che sono presenti e che parleranno di questo inizio di stagione, da Sport Vicentino al Giornale di Vicenza a TVA. Eccoci qua. Allora, ragazzi, ce l'avete un urlo, qualcosa? Lo possiamo... No, basta, oh! No, perché quello, il provino era buono, quindi magari. Allora, ragazzi, un bel saluto a tutti. Scatenatevi perché chiudiamo la nostra diretta e chiudiamo il nostro evento. In bocca al lupo per una grande stagione che noi seguiremo con grande attenzione e con grande entusiasmo e affetto. Buona giornata a tutti, buon rugby, buona stagione per Rangers Rugby Vicenza. Ciao a tutti. Allora,